Il drago che non amava il fuoco. Dragoberto è un drago a cui non piace il fuoco. E che a un drago non piaccia il fuoco è qualcosa di veramente incredibile. Ma anche complicato, visto che Dragoberto sputa fuoco continuamente suo malgrado. Dragoberto vuole molto bene alla sua nonnina e ogni domenica pomeriggio va a trovarla. Spesso, purtroppo, la nonna si dimentica che lui è allergico alla cannella e ne sparge un po' sulla torta di mele. Risultato? Ai ai ai! Ecco combinato il disastro. Ogni anno Dragoberto attende con impazienza il giorno del suo compleanno per festeggiarlo insieme agli amici. Appena però soffia sulle candeline, la torta si scioglie. In inverno adora fare i pupazzi di neve. Ma è talmente freddoloso che finisce per tossire. Per la barba di un troll, tutto questo è davvero fastidioso! All'ingresso del bosco si trova la pizzeria preferita di Dragoberto. Gli ingredienti sono squisiti e la salsa di pomodoro è molto saporita. Gnam gnam, deliziosa! A volte però il cuoco mette troppo peperoncino sulla pizza. E il peperoncino non è particolarmente indicato per Dragoberto. Così la serata diventa un incubo per gli altri clienti. Dragoberto ha provato ad avvolgersi la bocca con del nastro adesivo per evitare che ogni cosa attorno a lui vada a fuoco. Ma senza successo. Ha anche tentato con un vecchio scudo del nonno. Tuttavia, anche questa non si è rivelata una buona idea. Come ogni mercoledì, Edoardo e Maria, i nipoti di Dragoberto, gli fanno visita. E come ogni mercoledì, Dragoberto è felicissimo, perché stravede per i nipoti. Questo nonostante siano due monelli che amano fare gli scherzi. Per i capelli di Merlino, siete proprio due diavoletti! Edoardo e Maria hanno sempre in mente una nuova marachella, soprattutto all'ora della merenda. Queste frittelle hanno un profumo incredibile! Dice Dragoberto, mentre le ingoia tutte in una volta. Cosa? Mascalzoni! Sta per sgridare i nipoti quando... Perbacco! Invece di sputare fuoco dalla bocca, escono dalle bolle di sapone. Un drago che fa le bolle di sapone è piuttosto ridicolo. E... un drago che fa le bolle di sapone? Questa è la soluzione! Dragoberto deve trovare il modo di non continuare a sputare fiamme e i suoi problemi saranno risolti. Come fare? È sufficiente che il suo corpo smetta di fabbricare fuoco. E per riuscirci non c'è niente di più semplice. Deve mettere fuori gioco la sua macchina del fuoco. Bene, ma come ci si sbarazza di questa macchina? La si schiaccia? Ecco, questo cavolfiore pesante servirà allo scopo. Detto fatto, Dragoberto spalanca la bocca e lo divora tutto intero. Il cavolfiore, però, gli riempie la pancia d'aria. E appena comincia a camminare... Ops! Dragoberto riflette.
non è riuscito a schiacciare la macchina. E se provasse ad affogarla? In questo modo non produrrebbe più altro fuoco. Si avvia quindi verso la caserma dei pompieri, afferra il tubo dell'acqua e apre il rubinetto. La pressione, tuttavia, è talmente forte che Dragoberto viene sparato in cielo e finisce per cadere in cima ad un albero. Presto! I pompieri si precipitano a chiudere l'acqua. Dragoberto crolla a terra esausto e gonfio come un pallone. E in aggiunta sputa ancora fuoco, dannazione! Grrr, borbotta, non riesco a liberarmi di questa maledetta macchina. Non sono riuscito a schiacciarla né ad affogarla. Allora la ghiaccerò. Così Dragoberto va alla gelateria del paese. Prende un enorme cono triplo con cioccolato, fragola e vaniglia. Ma quando comincia a gustarlo, starnutisce fortissimo. Accì! Per mille stalattiti, nemmeno questo ha funzionato. A corto di idee, passeggia fino al fiume incantato per incontrare Carolina, la sirena dai poteri magici. Ti supplico, Carolina, aiutami, non voglio più sputare fuoco! La sirena gli prepara un filetto d'alga con 200 grammi di gelatina di medusa, qualche tentacolo di polipo, un pizzico di riccio di mare, un cucchiaio di bava di lumaca, due baffi di pesce gatto e tre cacche di pesce pagliaccio. Ci siamo! Dragoberto beve la pozione. Il risultato, tuttavia, non è quello sperato. Oh oh! Si scusa Carolina. Ho dimenticato di aggiungere i denti di squalo in polvere! Dragoberto beve di nuovo la pozione e riacquista l'aspetto precedente. Non sputerò mai più fuoco? Chiede. Aspetta 3 giorni e vedrai! Gli risponde la sirena. Soddisfatto, fa il ritorno a casa. Accidenti! Esclama Carolina mentre rimette a posto gli ingredienti. Ho confuso i baffi di pesce gatto con le zampe di pipistrello! Finalmente però, Dragoberto è felice. Ora è in grado di tossire, starnutire e addirittura spegnere le candeline della torta. Dalla sua bocca non uscirà più niente. Beh, quasi!